Sindaco di Castiglione dei Pepoli, intanto grazie perché ci ospita e ci dà la possibilità a tvbologna.it di vedere qualcosa in anteprima, che è questo ex cinema chiuso per tanti anni, adesso è diventato un teatro e davvero, come dire, quindi intanto grazie. Dove siamo? Partiamo da questo. Ma siamo in centro al paese di Castiglione, in uno dei luoghi simbolo della sua storia recente, perché è stato prima Casa del Fascio, poi Casa del Popolo, poi per tanti anni è stato il cinema punto di riferimento di tutta questa parte insomma, dell'Appennino, nel nostro paese, dei paesi limitrofi. Per tanti anni è stato chiuso, non era nostro, era di proprietà dello Stato. Noi negli ultimi anni siamo riusciti a comprarlo e a trovare anche finanziamenti per poterlo completare. Manca un ultimo stralcio, che sono gli impianti, le poltrone, queste cose qua, e poi finalmente, credo entro la fine di quest'anno, potremo, dopo tanti anni, riaprire quello che è un simbolo della nostra voglia di ripartire. Una battuta sulle poltrone, perché vengono da un altro teatro comunale importante. Sì, anni fa il Teatro Comunale di Bologna ha dismesso le sue poltrone, ha fatto una call a enti pubblici e privati per chi le voleva, valutando i progetti, e le abbiamo prese noi, quindi avremo anche quelle. Allora, veniamo al coronavirus, purtroppo, però fortunatamente siamo usciti dalla fase 1, siamo nella fase 2, siamo in attesa della fase 3, e intanto la fase 1 a Castiglione dei Pepoli, com'è stata, Sindaco? Ma ovviamente i problemi legati alla preoccupazione della salute e a diverse attività che hanno dovuto sospendere le attività e quindi sono entrati comunque in crisi, al netto di queste cose che sono le stesse in tutta Italia, devo dire che qui la fase 1 è stata sicuramente molto meno spiacevole che in città. Qui abbiamo ampi spazi, abbiamo quasi tutti la casa con il giardino, quindi abbiamo potuto sperimentare finalmente anche lo smart working, tanti di noi. Abbiamo potuto sperimentare il cosiddetto delivery. Noi, i nostri tanti ristoratori, baristi, produttori si sono subito attivati, hanno aguzzato l'ingegno e quindi ci hanno fatto passare due mesi comunque piacevoli da quel punto di vista. E sono stati due mesi, secondo me, anche di grande riflessione. Abbiamo capito tante cose dei valori della vita, di come si produce, di come si vive nell'ambiente in cui si cerca di crescere la famiglia. Abbiamo avuto il tempo di pensarci, ma sono emerse anche delle cose, secondo me, molto interessanti che dovremo sviluppare nelle prossime settimane. Quindi intanto lei dice una bella riflessione sulla qualità della vita. Sicuramente, la qualità dell'aria, la qualità della salute e la qualità della vita. Da noi l'incidenza del coronavirus è stata molto più bassa, in tutte le aree interne, in tutte le aree come le nostre che hanno una qualità dell'aria scientificamente provata migliore rispetto ad altre aree del paese. E anche veramente i ritmi che noi abbiamo qui, i panorami, dove viviamo, ma vorrei sottolineare una cosa, le relazioni umane e sociali. Quando si entra in crisi, qui c'è una rete comunitaria che regge, mentre ovviamente in città questo si perde un po', si affida sempre di molto di più a servizi e ad altro. Qui invece velocemente un paese si mette in moto e riesce a coprire tutte le falle. Quindi sicuramente questo ci ha fatto riappacificare davvero con la qualità della nostra vita, perché per tanti anni noi ci sentiamo l'Italia minore, che è invidiosa della città. Devo dire che in questi due mesi le parti si sono invertite. Quindi innanzitutto, come dire, il senso di appartenenza, una comunità, no? Quindi la solidarietà, una nuova solidarietà. Sicuramente, una nuova solidarietà e un nuovo, veramente, reinnamorarsi del proprio territorio e dei tanti che hanno fatto la scelta di non emigrare, perché purtroppo qui in tanti continuano, per motivi di lavoro soprattutto, a andarsene in città e emigrare. I tanti che hanno fatto la scelta di stare qua sono veramente, io li sento soddisfatti, perché hanno avuto il premio di questa scelta. Siamo alla fase 2, in attesa della fase 3, che potrebbe davvero, le cose potrebbero cambiare ormai di ora in ora, di giorno in giorno, anche capendo un po' la situazione generale. Come si è arrivati a questa fase 2? Come sta andando? Per adesso bene, noi in questi mesi abbiamo imparato a rispettare le normative, quindi il distanziamento sociale, a capire che non sono norme calate dall'alto solo per rompere le scatole, ma che servono alla nostra sicurezza, e quindi le prime riaperture che sono avvenute stanno andando tutte bene.
E c'è anche una grande voglia di ripartire, anche perché siamo alla vigilia dell'estate, qui noi abbiamo proprio dei ritmi ormai psicofisici e noi andiamo in letargo un po' d'inverno e in previsione dell'estate rifioriscono e rinascono anche la voglia di fare, di proporre iniziative. Ovviamente quest'anno sarà diverso, ma abbiamo tante anche attività che si stanno ristrutturando, che stanno per riaprire, c'è proprio la voglia di mettersi anche alla prova con tutte le normative che ci saranno, ma per accogliere le tante persone che verranno. Abbiamo sempre seguito le conferenze stampa di Conte, abbiamo sentito il Presidente della Regione Bonaccini, va tutto bene, però voi sindaci siete in qualche modo e siete sempre stati anche in questo periodo, come dire, il primo punto dell'istituzione a cui rivolgersi, e quindi in questo credo che un grazie vada detto in coro a tutti voi sindaci. Lei in questo momento, per dare una mano, proprio per sfruttare ancora di più questi spazi esterni, ha deciso di togliere, perché poi un comune fa pagare le sue tasse, anche il comune fa le tasse, di togliere intanto, come dire, il costo del suolo pubblico, è così? Sì, la COSAP. L'abbiamo rimandata per tutti e annullata per i bar e i ristoranti, con un doppio obiettivo. Uno è quello di poterli far lavorare, perché ovviamente chi ha dei locali piccoli e dovrà far rispettare le distanze rischia davvero di aprire per rimetterci. E quindi avere più spazio, perché non pagandolo ne potrà chiedere di più, sicuramente gli permette di esercitare e soprattutto per i cittadini e gli utenti di questi esercizi sanno che possono andare in questi esercizi e avere le distanze giuste e non rischiare niente in sicurezza. Quindi una delle nostre peculiarità, ossia faccio la cucina dell'Appennino, ora Bologna si vanta sempre, ma direi che non c'è quasi paragone, potrà essere gustata in tutta sicurezza e quindi potremo andare avanti con le nostre peculiarità. Si guarda all'Appennino, lo diceva anche prima, però a questo punto come una meta turistica, una destinazione turistica sicura, che è sempre stata importante per questo territorio il turismo, però veramente è arrivato il momento dove tutti stanno guardando all'Appennino, stanno guardando a voi per venire qui a passare intanto le vacanze estive. Poi magari qualcuno sta anche meditando di comprare casa da queste parti, ma partiamo dalle vacanze estive. Sì, diciamo che l'obiettivo massimo è quello che tante persone comprino casa e vengano a vivere, quello è il nostro obiettivo. Certo. L'obiettivo di medio termine, ovviamente quello del turismo, è quello di avere il turismo estivo che non sia la riproposizione identica della villeggiatura di una volta, ma che sia al passo coi tempi e quindi che vada anche a intercettare le tante offerte turistiche e prodotti turistici che abbiamo costruito negli anni, soprattutto legato alle peculiarità dell'Appennino. Cioè, senza andare a scimmiottare altre mete turistiche, abbiamo voluto valorizzare quello che noi abbiamo e in primis è il suo ambiente, i suoi paesaggi, i suoi laghi, i suoi sentieri, cose che anni fa venivano un po' snobbate e che ora stanno diventando, se non il primo prodotto turistico importante dell'outdoor metropolitano, ci siamo quasi. Quindi lo slogan potrebbe essere di non sprecare questa crisi, di non sprecare questo momento, perché è vero, tanti stanno guardando a noi, abbiamo tantissime richieste, non dobbiamo fare un errore però. Sederci, aspettare che la gente arrivi e quindi mettere in moto l'economia, ma non dargli un servizio di qualità, perché poi questi non tornano. E invece sono molto fiducioso perché vedo tanto movimento e anche i nostri operatori privati sono veramente pronti, in tutta sicurezza, con i limiti che ci saranno, però a fare una grande accoglienza. Ci sono gli accordi ovviamente col Comune di Bologna, città metropolitana di Bologna, ci sono, diciamo, le iniziative anche della Regione, tra l'altro proprio di questi giorni l'idea di incentivare l'acquisto della casa in territorio dell'Appenninico. Questa è una misura, secondo me, eccezionale. Sia dal punto di vista proprio del fatto in sé, perché sono, mi sembra, 10 milioni di euro per tutto l'Appennino, tra l'altro diviso in tre fasce. Le fasce che si spopolano di più, come la nostra, quella di Crinale, avrà dei punteggi maggiori, quindi anche una logica veramente che va nella direzione giusta. Ma è una legge che è un simbolo, davvero. Incentiviamo a tornare a vivere in Appennino e non basta solo avere dei soldi per acquistare la casa, deve essere seguita dagli investimenti nelle infrastrutture. Abbiamo visto in questi giorni che tipo avere la connessione della banda larga e ultralarga ti permette a chi può di lavorare anche da casa, a quel punto diventa veramente interessante, vantaggioso per tanti tipi di persone, di famiglie poter vivere qua, perché la qualità della vita è migliore, la vita costa meno, se puoi anche lavorare da casa allora diventa davvero interessante. Grazie Sindaco. Grazie a voi.